Benvenuti a questa seconda parte di WWF Clash of Champions. Abbiamo visto una prima parte con due facce. Una, diciamo, interessante e una un po' più veramente scontata, tra virgolette. Veramente. Sì, intanto mi stavo ammazzando nella tavola di di commento, ragazzi. Si è sporcato tutto, cioè, ma che è? Oh. No! Ma che sei? Ho messo l'acqua contro una roba e ci vorrà, porca Eva. Non è possibile, la sfiga. Si sta cercando di mandare dei segnali importanti, direi. Oh. A proposito, ragazzi, di sfiga, eccola qui. Una donna che, diciamo, è stata sfigata. Piuttosto sfortunata, sì, abbastanza. Sì, soprattutto più che sfigata, direi... Dai, non è tanto sfigata, no, perché c'è stata comunque una sfiga sotto forma di Grace che l'ha impedito di vincere il titolo, dai, parliamoci chiaro. Ben quello intendevo. Vabbè, ma non è c'è una Grace sfigata, che stasera io mi aspetto che ci spieghi il vero motivo per cui ha fatto perdere prima. Perché io lo voglio sapere, cioè, perché ce l'hai così tanto il tuo sorello? Ok, l'invidio, ok, tutto, ma perché, cioè... Beh, ma comunque, a volte, sai, non basta, cioè, a volte basta l'invidia. Quello è vero. Ti fa capire che forse tu potevi stare al posto di Dina. Ti rode. Capito? Ti rode dentro e via. Eccola qui, Grace Howard. Sì. Eccola qui, infatti, che arriva. Grace che è accolta abbastanza male dai fan. Sì, Grace. In effetti. Però vedremo cosa ci dirà, perché sono curioso, sì. Lei faceva la top model, la modella, nelle sue, ovviamente nelle zone dove abitava, insomma, quindi non ha, ovviamente, a livello internazionale. Sì, quello è vero. Più a livello locale, diciamo, dai. Sì, dai, una modella di modeste, sì. Modesto. Vabbè, non di questo senso, ma dai. Vabbè, dai. Sentiamo un po' che hanno da dirci queste due, perché soprattutto Grace, che alla fin fine Tina vuole sapere un po' che, pure lei, che è successo, no? Sì, infatti. Oh mio Dio. Sì, qua sta dicendo, ti ricordi, Grace le ha detto è meglio che non viene a Clash of Champions, perché e la quasi nella mia, sono lieta che tu sia qui, perché ho atteso da tanto tempo un momento come questo. Dato che non hai mai trascorso del tempo con me, ho bisogno di guardarti negli occhi ancora una volta. Wow. Prima che tu conosca il mio lato malvagio. Ma ancora su Evil Side. Questa ha rotto la minchia, scusate, però. Infatti, abbastanza. Ma mi ha chiesto, ma perché sto lato malvagio? E in effetti si già... Si sta in effetti, sta dicendo, ma alla fine dei conti tu hai causato danni. Tu sempre voluta bene, lo farò sempre, anche se crede avere un lato malvagio da qualche parte. Vabbè. Cioè, alla fine gli vuole bene. Comunque è sempre tua sorella, Un po' come Clarissa. Può essere infame finché vuoi, però. È sempre parte della famiglia. Ah, mamma mia. Sì, però questa non ne vuol sentir ragione, Mamma mia, non sono più. Mamma mia, addirittura. Addirittura la tratta a pesci in faccia. Sì, vabbè, tieni, stai dicendo, è vero, vabbè, puoi prendere due decisioni, va bene, sono d'accordo. Però, insomma, non mi interferì al match mio quello. Sì, infatti. Oh. Però Grace non gli lascia neanche il tempo di probabilmente spiegarsi. Ah, non ti sei mai addossato. A differenza di Clarissa, non ti sei mai addossata le colpe. Ma, cioè, insomma, non ti sei mai pentita. Sì, infatti. Non è mai detto due errori. E già al mondo intero che non te ne è mai fregato nulla della tua. Ma, insomma, Grace. Vabbè. Io mo non so la storia vostra. Però qui si sta sfoggiando forse qualcosa di un po' troppo personale. Sì, in effetti va bene tutto, Chris, mi sembra... non penso sia il posto adatto poi queste cose, Sì, fino a andare in giudice, quello è vero. Infatti Tina è un po', c'è rimasta male, direi, è abbastanza, cioè non sa manco lei cosa dire. Ma che vuol dire, cioè, che
Chris parla in codice come se tutto il mondo sapesse, ma il mondo non sa niente di lei e di Tina alla fine. Cioè, alla fine... questo lato malvagio, sempre... ecco, è tutta colpa tua, cioè sempre addossiamo le colpe agli altri, cioè... Tina, guarda, sembra quasi difendersi, o comunque sta dicendo, ma stai calma, cioè, che ti è successo? Infatti, se poi gli dice anche, stai calma, perché sennò qua finisci un po' a schifo. E poi sta dicendo, vabbè, calma, stai Carmela, ma ti voglio bene. Sorelli, ti voglio bene, però stai calma. Sì, in effetti, boh, strano. Chi hai paura? Dopotutto non hai fatto niente di male. Cioè, la prendi. Scusa, Grissa. Se questa ci sta o ci è o ci fa. Non capisco. Che sta succedendo? So. Che sta succedendo? Cioè, non capisco. Grissa si aspetta. Ha rigirato. E poi? Grissa è come se stesse aspettando qualcosa. Cioè, Tina, guarda. Sì. Oh, oddio! Oh che... mio Dio. Davide, che succede? Oh mio Dio. Oddio. Oddio. Così. Non è Ace. No. Non penso. Credo. Cioè, non penso. C'è proprio. Bocca. Grazie. Le labbra. Una ma questa. Ma guardala. Ma non è cosa, Chris. Non dirmi che ha. Il fuoco. Oddio, no. Ah, le giostre. Oddio, Chris. Che viene portata. Maronna. Il lato malvagio! Il lato malvagio! Oh mio Dio! Mi hanno bruciata viva! Ma che sta succedendo? Sì! Ma... oddio, ma questa è la madre di... ma loro non hanno ucciso la mia parte, il mio lato malvagio! Non hanno ucciso il mio lato malvagio! Ma che cavolo sta succedendo? Oddio! Le sorelle! Ma quella era Clarissa! E Chris! Ma che cazzo! Sarò la mi sembra che era Clarissa, credo non va. Tira! Che succede? È rimasta la sola! Oh mio Dio! Cos'è questa musica? Continua la musica di prima, ma. Oddio! Okay, no. Oddio, fuoco! Le fiamme del. Il lato malvagio di Chris! Il lato malvagio! Ma poi è Chris Howard! Non so! E se lei! Ragazzi, questo è un fuori programma, sì. Cioè, nel senso che noi proprio... oh mio Dio! Oh mio Dio, aia. Oh mio che Dio! Ma chi è questa gigantessa, mostruosa, altissima? Mamma mia. Lady? Mamma mia. Bloodshed. Sì. Mamma mia. Cosa cavolo sta succedendo? Non ci sto capendo niente, neanch'io. Neanch'io. Sta di fatto che se facciamo 2 più 2 è il lato malvagio di Grace, ma il lato malvagio di Grace pensavo fosse Grace arrabbiata. Non una del genere. Non lo so. Cioè, guarda quanto è alta. Non lo so. Mamma mia. Cioè... Madonna. Che roba brutta. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, che... ma quindi vuoi dirmi che... subito tipo cos'era un rito satanico, una roba del genere. Ma io non so se è Grace, che se Grace è un po' diversa, però forse dentro di lei c'è Grace. Non ne ho più pallida idea. Perché c'è poi anche di radiare. No! No, mamma mia! Ma quindi è Grace. Madonna, oh Madonna, oh Madonna. Oh mio Dio. Vabbè, aia. 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 Oh Madonna santa, quindi... quanto è forte questa. Cioè, ma chi è? Ha detto... secondo delle parole di Tina. No, Tina non sa niente. Cioè, no! No, la Madonna! No, oh mio Dio. Ma Tina gli ha detto, ma allora sei ancora... cioè, sei ancora qui dentro. Cioè, so che sei ancora qui dentro. Cosa... ci ho capito una mazza pure. No, io. Probabilmente neanche Tina sa. Se questo è il lato malvagio di Grace, Grace è lei. Cioè, comunque deve stare dentro lei in qualche modo, deve essere rinchiusa. E dove va? Oddio! La porta via. Oh l'arbitro a distanza di sicurezza. Cerca in qualche modo, ma poi si ferma perché ruba, sa.
ruba la pagina della storia di Jack. No, oddio! Ok, no, pensavo la volesse rapire, invece no. E beh, no, l'ha lanciata da insomma. Non è altissimo, ma neanche bassissimo. Forse a sto punto era meglio rapirla. Beh, non lo so, paradossalmente. Di fatto che Tina adesso è ridotta male. È rimasta lì. L'arbitro non si vuole neanche avvicinare. Oddio. La fa, va giù. Non ha finito. Lì è cemento, Davide. Te ne stai dimenticando. Interferisce ancora. Mamma mia. Ma cosa sta? Ma qui sta sfuggendo di mano tutto, cioè. Sì, ma qua forse non è colpa di Christopher. Forse questa è l'unica cosa. No. Speriamo veramente. No? Lady Bloodshed debutta. Se questo è un debutto, non lo so, ma sembrerebbe che stia debuttando a Civilization. Che infatti. Tina non può lasciar correre una cosa del genere, eh. Anche se non so quando la rivedremo, sinceramente, però. Boh, che cosa molto strana, in effetti. Vabbè. Mamma mia, bah. Ragazzi. Senza parole, Grace Howard, non so dove sia finita, se sta dentro di questa. Dentro statizia o no. Ma secondo me, da quello che ha detto Tina, vabbè, quello che abbiamo pensato forse un po' tutti. Forse sì. È lei? Non lo so, può darsi. Ma probabilmente si è incarnata, boh. O meglio, è dentro del. Questa qua è un demone. E Grace è dentro di lei, insomma. Può darsi, sì, in effetti. Sai, succede tutti i giorni, no? Cioè, certo, chi non. Cioè, ma guarda quanto è alta! Chi non è mai. Sono dato da un demone, giustamente. Mamma mia. Oddio. Avete trema tutto. Oh mio Dio. Marca. Stava anche partendo un bestemmione. Sì. Ragazzi, ne vedremo delle belle. Lady Bloodshed è arrivata qua. Peraltro Bloodshed significa spargimento di sangue e ciglio, quindi non è una bella cosa. Direi abbastanza. Non è una persona raccomandabile, ecco. Questo è poco ma sicuro, ragazzi. Mamma mia. Povera Tina Howard. Sono rimasto. Non so manco io che dico. No, ma lo sai qual è il problema? Che noi pensavamo di aver risposte. Invece qua abbiamo altre domande. Non risposte. Sì, mamma mia. Qui qua intanto Mr. P che si prepara al suo match. Mamma mia. Sì, torniamo dai un po' nella realtà dei fatti, perché qua. Qui siamo difficile. Rimasti un po'. Sì. In effetti. Un po' molto. Peraltro Tina l'hanno portata in barelle, l'hanno portata direttamente in ospedale, ma era chiaro, dai. Vorrei ben vedere. Poraccia. Mamma mia. Bah, mamma mia, che ragazzi. Situazione strana. Sì, abbastanza. Sempre a Civilization dove ultimamente le situazioni strane si accumulano. Però Mr. P qua ha ottenuto una grande chance. Sempre grazie a Christopher. Che strano. Sì. Che strano. Molto strano. Vediamo qua intanto se Mr. P, ripariamolo stasera, potrà farcela, perché comunque, ragazzi, è un no disqualification match. Io però spero che Stefendro o chi che sia non intervenga, dai. Perché sennò. Cioè. No. Sarebbe troppo palese. Secondo me Christopher in qualche modo deve proteggersi. Sì. Cioè alla fine va bene, Davide, che va bene tutto, però deve anche cautelarsi, dai, non è che è general manager lui, quindi secondo me in questo match non penso ci saranno interferenze, perché secondo me già che lo hanno messo in non disqualification match, vabbè, il match aspetta, l'hanno messo in non disqualification match perché il titolo corre, perché sì, okay. Però secondo me non ci saranno interferenze, penso. Sì. Dal punto di vista presumo fisico. Oh, poi magari ci sbagliamo, succede, cioè, con questi qua del sistema non è che mai dire mai. Diciamo, navighiamo, sì, infatti, non è che navighiamo nell'oro della sportività.
Però, sai com'è, più tardi, sì, molto direi, più tardi. Sì, direi che più tardi magari qualcuno potrebbe arrivare. Sta di fatto che adesso arriva sicuramente, diciamo, Arimito, il campione hardcore, ormai campione da inizio giugno, se non sbaglio. Sì, 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 sì. Tre mesi. Molto, molto, direi, un campione molto convincente, ecco. E quando ha combattuto ha sempre dato prova di grande... secondo me grande comunque, come posso dirti, prospettiva, ecco, di superiorità. Anche se però c'è Jian Gong oggi che dal backstage non è che sia molto ben visto. Sì, e soprattutto amichevole anche. Sì, diciamo che a volte se ne frega un po' troppo, però sì, diciamo che su ring poi risponde per le rime, c'è da dire questo. Chiaro, sì, che questo è un match difficile, perché innanzitutto Mr. P è uno che vuole vincere, finalmente è una grande occasione di vincere il titolo. Sì, magari è un titolo minore, però sempre un titolo. Beh, buttalo via. No. Io non penso abbia mai affrontato avversari così forti, sì, Mr. P, Giovanni Vito. Quindi potrebbe esserci un cambio di rotta stasera. Eh sì, ecco qua. Ho guardato il titolo del core, mamma mia. Ma tra l'altro una grafica brutta, sporca e cattiva, tra l'altro. Veramente, veramente. No, siamo rimasti un po' allibiti, senza parole, da quanto è successo poc'anzi, perché insomma c'è tanto da capire, più che altro. Sì, è vero. Poi questa forza della natura, cioè, ti ricordi quando debutta Debra Barton? Però sì, qua ancora peggio. Qua mi sembra ancora peggio. Vero, vero, è verissimo. Qui sembra ancora peggio perché non sappiamo chi sia sta. Capito. Cioè, pare Grace. Però, sì, come Grace con i poteri evoluta. Seconda versione. Sì, è vero. Mamma mia. Se Marimito guarda la cintura, è pronto a consegnare. A consegnare la sua bambina all'arbitro. Sì. Comunque tanti spunti per la puntata 200, Sì. Contato 200, ragazzi, che sarà praticamente fra pochi giorni, Sì. Guardiamolo. E quell'altro ci mostra il titolo hardcore che sarà messo in palio, ricordiamolo, fra questi due ragazzi. Il match è pronto praticamente ad iniziare. Sì. A me pensa che almeno si sono un po' ripresi da quello che è successo nella prima parte, dai. Vediamo che intanto DDT! Mamma mia, ragazzi. Devastante, sì. Attenzione, subito Jawbreaker. Mr. P, ma con lo spetaccio al suolo, mamma. Subito schieramento, uno. No. Beh, c'è da dire che c'è da dire comunque sia che Mr. P un'altra chance, insomma, se la dovesse perdere il sistema potrebbe anche scacciarlo, perché comunque sia in effetti i risultati mancano. Pacco Nero con il rimbalzo sulle corde. E poi subito inizia a togliere il cuscinetto. Però stai attento, Giovanni, perché pure Mr. P non è che sia un babbo, infatti. No, la vince. La vince Mr. P. Che lo suplexa. Anzi, quasi power slam. Sì, più power slam secondo me che solo super. Questo invece è un Fisherman suplex. Ecco, iniziano i suplex di Mr. P, E poi the power bombo? Sì. Power bombo! Yes! E Jamari che potrebbe soffrire questo stile molto schiacciassassi da parte di Mr. P, Sì. Jamari deve farlo correre, deve sfruttare anche il fatto che sia un match senza squalifica, ma d'altronde c'è hardcore, quindi ci sta. Però qua aspetta troppo, secondo me. Aspetta, Mr. P che esulta. Risulta, chiede, invita Jamari Mito a tornare nel ring. Oh, ragazzi, mio Dio! Non si fa attendere, però si cucca. Mamma mia, quasi belli tu belli da dirlo praticamente. Sì, praticamente. Alla fine, anzi, cioè, Marco German Super, perché da come l'ha preso. Alla fine dei conti, lo fa correre all'angolo. E di nuovo all'altro. Correre ancora. Calcione! No. Tentativo forse di un big boot, però bravo Giovanni Mito con questo neckbreaker, ecco, molto secco e cattivo. Mr. P non deve correre, tanto qui tentativo di spara il bombo, niente a fare. Mr. P, Mr. P ancora, no. Eccolo qui, spara il bombo! Vai, spara il bombo, no. Mamma mia, non abbiamo neanche il tempo di dire
qualcosa che subito i due si controbattono l'un con l'altro. Ma oh, mi stai praticamente lotta bene, ti ricordi contro Barclay? Oh, Super Jordan Slam! Super Jordan Slam! Chi forse potrebbe è finita, penso. Sì. Schieramento! Sì, vediamo. Uno! Due! No. Però, ragazzi, questa è un'ammazzata importante. Molto importante, direi. Mr. Peace, King Kong. Fa stretching alle braccia, ai muscoli. Sa, secondo me, sa che questo match può pendere dalla sua parte. Sì, assolutamente. Vediamo. Infatti sta facendo stranamente da parte sua, sta, secondo me, combattendo con intelligenza. Guarda che qui, guarda che qui, guarda il super, c'è ancora. Vabbè, sì, però devi diventare le 5 oggi, non è che puoi fare quello. Oh, c'è lo slam! Mamma mia, ragazzi, schieramento! Sì. No, diciamo, il mito incredibile. Forse non era proprio una Jordan Slam eseguita benissimo, però. Sì, beh, l'ha eseguita la bene e meglio, dai. Sì, dai. Siamo la verità. Però c'è Mari che sta subendo un po' troppo, qui. Che fa qui? Che fa Mister P? Oddio. Vuol dire tu un colpo, sì. Anzi, quasi sotto la cintura, potremmo dire. Perché che comunque Mister P non lo fa respirare. E qui è praticamente un problema. Sì, lo stile da schiaccia sasso di Mr. P lo sta mettendo in difficoltà. In difficoltà perché Mr. P è sempre lì come una sanguisuga attaccata alla pelle, praticamente. Sì, veramente è Five! Mr. P è Five! Non ci credo! No! Non ci credo, è Five! No, la è finita! Credo sì! Uno! Due! E tre! No! Sì, però ragazzi, che rischio tu, Mito! Che rischio! Qua Mito sta giocando con il fuoco. No, Mito che non sta facendo niente in sto match, Si attacca le corde! Addirittura! Uno! Vabbè, comunque sia, poteva farlo, cioè qui non è che ruba alla fine. Sì, infatti. Sì, infatti. Solo che Mito è stato bravo. Però Mito, ma cosa fa? Ma si mette prende per i fondelli Mr. P che. Vabbè. Sì, che lo sta mazzulando. Sì, atteggiamento molto stupido da parte di Mito, permettimi il termine. Vediamo qui. Molto facilone Pijama. Secondo me era arrivato a dire io vado là, vengo, tanto questa piena pippa, non vuoi che faccia. Però, ma sai, ragazzi, Mr. P tanti match li domina. Poi magari perde, quindi non possiamo neanche dire che vincerà questo match. Perché il problema di Mr. P è questo. No, ragazzi, Jamari qui sta rischiando tanto, No, quello sta subendo troppo, Vediamo adesso se riprende la situazione in mano, no? Mr. P con un cazzottazzo incredibile. Però bravo qui quello, butta il suolo. Prende. Ma sì! Mamma mia. Bravo, guarda Mito. Problema nella schiena. Stanco. D'altronde il lavoro di Mr. P si sta facendo sentire. Il lavoro di ti spacco la schiena. Spara il bombo! Non l'ha preso benissimo. Secondo me non l'ha preso benissimo, gli stava anche scivolando. Sì, in effetti. Nell'esecuzione. Forza l'ultimo, Andiamo. Uno, due! Infatti. Gli stava scivolando di mano. C'è anche da dire che Jamari non ha seguito tante mosse di potenza che posso far male a Mr. P, Sì, ma poi soprattutto con la schiena, non dico a pezzi, però poco ci manca. Certo non ti fa bene qualcosa. Sì. Prende per una collottola, lo poggia le corde, una clothesline, sai che è cattiva. Però qua ha fatto il gioco di Mito, secondo me. Perché comunque stava dominando, non c'è senso buttarlo Mito fuori. Che stasera comunque per ora sembra non pervenuto, No! Dio! No, mio Dio! No, qui lo uccide! Ma fuori! Mamma mia! Sì, ma qua però è un Mr. P diverso, Cioè, magari Mito non sta lottando bene, però per merito anche di Mr. P. Non è una. Questi secondo me, da quando Christopher si è montato la testa, questi stanno facendo. Mamma mia, veramente. Mamma mia. Spezzabraccio qui di Mito che prova questa arraccarrana. Ma questo. Io ti ho detto questo Mr. P ho visto con una luce diversa negli occhi stasera. Non so. Mito deve ricorrere agli oggetti, dai. Un po' di serie. Sì. Eh sì, perché se la mette sulla forza con Mr. P non può andare da nessuna parte. Adesso va bene tutto. I fan sono invisibili e comunque. E match è comunque abbastanza intrattenente, direi. Sì, sì.
Stai intrattenendo molto bene. Dai. Mr. P si è parato praticamente radicandosi al ring. Mamma mia. E poi, mamma mia. No, no, come Sears qui. Grande di pugni chiusi. Mamma mia. E vabbè, qua. Come Grande Pound, sai che è cattivo qui, ragazzi. Eh sì. Mamma mia. Mito, più di là che di qua. Uno. No, niente però. Forse neanche. Sì, vabbè, però diciamo che alla fine Mito si vede che non sta proprio bene, Ora esce dal ring. Ma questo è del sistema. Cioè, da quale ha dato via Sherlock? Paradossalmente sembrano perfino rinati. Hanno capito che Cristo fa sul serio. Capito. Oddio! No, sfida. Sulla gola. Guarda Mito! Come si contorce? Qui forse gli ha rotto anche la quasi rotto perché secondo me. Anche. No, lo prende. Mito prova a reagire, serie di pugni. Però sta facendo fatica a respirare. Infatti Mr. P ne approfitta. Ma d'altronde i colpi alla schiena, il colpo prima con la mazza. Mr. P sta colpendo bene. Però, Power Slam. No. Bravo qui, Mito. Ribalta il tutto. Prova a raccarrare che va a segno. Il problema è che non è. Se non Mito sta sbagliando le mosse. C'è un attimo di bombo. Andiamo. Questa l'ha presa però. Questa bene. Chi l'ha preso, Sì. Mi stava scivolando anche lì, però ha salvato il corner. Sì, ma qua perde tempo, c'ha una mazza là. Prendi la mazza e ammazzo di botte. Cioè, infatti vuole il tavolo che oggetto idiota. E infatti ci ripensa. Forse ci ripensa. E ci ripensa, ma dai Mito. Mito però. Oh, diritti lì. No. Ecco. Però Mito sti errori non li puoi fare. Cioè, figlio mio. Cosa fa qui? Sbaglia. Anche perché adesso Mr. P ha tutto il tempo di prenderti, perché Mr. P ne ha la possibilità. Terzo questo. Dubitate. La schiena, ragazzi, di Mr. P, di Jamare Mito, sta facendo crick e crack. Poco da dire. Assolutamente. Lo lancia, attenzione. Mamma mia. L'addome pure. Ragazzi, sembra che siano delle persone diverse quelli del sistema stasera. Mr. P e Sears in primis. Vabbè, poi vedremo Christopher, però diciamo che per Christopher sarà più difficile, proprio. Comunque sì, perché comunque ha contro Lester Buckley, Però questo Mr. P è 10 volte meglio di quello che abbiamo visto. Codice blu! Cosa ha fatto qui? Sì. Codice blu. Ma la mazza lì! Vito, prendi la mazza! Non si fida, secondo me non si fida perché è stata sporcata dal suo stesso. Ma prende la scala, il progetto è difficilissimo da usare. E poi contro Mr. P che è grande. Sì, infatti. Si fanno uno scambia. Colpiscilo. Oh, finalmente. Buono, però adesso devi riportarlo sul ring. Non la scala, devi riportare il corpo. Sì, ciao. Ciao, campa cavallo. Ecco. Insomma, che idiozia. Che idiozia di Jamare Mito. Anche perché Mr. P adesso potrebbe dire no, non c'è riuscito. Però questo se gli faceva ne fai sulla scala. Cioè, infatti, era questa la fine. Oh, però Mito l'approfitta! Cosa fa Mito qui? Sbaglia! Sì, ciao! Ciao! Una power stand su Mr. P che non hai mai seguito tu la power stand, ma la segui su Mr. P. E qua vabbè, allora c'è le 5! Allora c'è le 5! Tornato forza 5! Mamma mia! Tornado forza 5! 1, 2, no! No! Sì, però ragazzi, stasera posso dire Mr. P 90, Jamare Mito. Vabbè, no, dai, 80-20, dai. Beh, Dio, Jamare non sta facendo moltissimo, onestamente, in questo match. Beh, qualche mossa l'ha fatta. Il problema di Jamare è che sta sbagliando molto la strategia. Io l'ho mai visto così. Vediamo, lo prende. Ma adesso devi chiudere. Forse non benissimo. Però perde tempo. Ancora sollevamento, dai. Devi tentare il tuo colpo da capo. Jamare, semplicissimo. Il lariat. La gomitata nel collo. Punto, deve tentare. Nel collo. Dove lo colpisce, mi scusi. Sì, no, voglio dire. Sul collo. Il collo, dentro il collo, guarda. Dentro il collo, vabbè, emorragia interna, dai. Che sai, basta che non entri nel collo, non possiamo tutti a posto.
No, no, oh mio Dio. Oh mio Dio, oh mio Dio. Cosa fa qui? Un suplex di prepoviolenza. Mamma mia. La schiena qua si è rotta, eh. La schiena si è rotta. Ma se non si è rotta poco ci manca. Uno, due e tre. No, no, Giamale resiste. Giamale resiste. Però Giamale sta imbarcando acqua. Gli si è aperto un buco nello scafo che sta, che si sta allargando a livelli inverosimili, eh. Mamma mia. Veramente, ragazzi, non c'è storia adesso. Giamale è lento. Però... lento. Le articolazioni sembrano non rispondere a dovere. Vediamo, Mr. Pilo spettascia e German suplex. Pazzesco come Mr. P stia facendo un match quasi perfetto. Sì, ma questo è un uomo nuovo. Cioè, ragazzi, questo è boh. È un uomo nuovo questo, non è Mr. P. Uno, due, no. Ho capito, è nuovo, un nuovo uovo. Un nuovo uovo, vabbè. No, stavo dicendo, questo Mr. P non è il Mr. P che abbiamo visto ultimamente. Questo è proprio, secondo me, anche rinvigorito da questo Christopher Pranzo intraprendente. Vediamo qui però Giovanni. Che Mito dice basta. Mito dice basta. Riesce a ribaltare tutto. Vediamo, lo prende, lo... Ma perché lo butti fuori? Non lo so se è una buona idea. Oh, backdrop. Questa schiena. Sì. Aia. Buona mossa, finalmente, aia, però l'hai seguita solo troppo tardi. Sì, però il problema è che... È caduto sulla mazza? Ha tirato una forse ha tirato una spallata sulla mazza, eh. Mamma mia. Mamma mia. Il problema è che Jamal adesso si è messo nell'angolo dove ha tutti gli oggetti contundenti. Che fa proprio frega. Mamma mia. Ha rischiato di tirare una testata contro la... contro la cosa, contro la scala, qua altro Davide, qua rischia di perdere. Perché Mr. P l'aspetta, Jamari non se n'è accorto. E fai. Se ne accorge adesso. E fai, qui è finito. Qui è finito il match. Gli ha rotto il naso, qui... insomma. Sì. Uno, due e tre. Mr. P è il nostro nuovo campione hardcore. Evviva il sistema! Evviva il sistema! Perché? Tardil, il mio Tardil, ragazzi. No, vabbè, scherzo. Andiamo a Berlino. No, scherzo, ma veramente altro che Tardil qua. Insomma, Sears, quindi per la prima volta in assoluto due membri del sistema hanno due titoli, se non sbaglio. Mamma mia. Sears, Mr. P. Sì, ma questo, ragazzi, è un uomo nuovo. Sì, ma tu pensa, se Christopher dovesse battere Buckley, tre cinture, tre possessori del sistema. Sì, veramente, mamma mia. Il sistema che sta mettendo a ferro il poco Civilization. Sì. Sta mettendo a ferro il poco Civilization, c'è poco da dire. Mamma mia, il primo cambio di titolo per questa edizione di Clash of Champions, vede Mr. P trionfante. Mamma mia. Guardalo, e se la ride. Se la ride, però lui il match se l'ha guadagnato, dai, a differenza di Sears. Sì, quello è vero. Capito? Quindi dobbiamo dire le cose come stanno. Mister sì, Mito poteva far molto di più. Sì. Però quei secoli, ma non ce la doveva fare sulla parte. Giusto. Tra poco invece noi vi lasciamo e torneremo con il match che vedrà Karen Cardiff contro Paige Johnson, titolo di Vast in Palio, restare con noi. Mamma mia. Dopo un match che ha visto vincitore Mr. P con il nostro nuovo campione hardcore, passiamo a un altro match titolato, Davide, molto importante, eh? Sì, infatti il titolo delle Divas sarà messo in palio da Paige Johnson e Karen Cardiff sarà più pronta ad assaltarla in modo, direi, abbastanza brutale e cattivo. Una Paige Johnson che, ricordiamolo,
non è manco mai nella vita presa, diciamo, sul serio dai fans. Anche perché ti ricorderai la prima volta che è arrivata. Sarà sommersa dai boom quando e da tutte parole. Sì, infatti. Però non vorrei che Karen Cardiff, diciamo, sottovalutasse l'impegno, Sì, in effetti. Perché, insomma, è l'unica debolezza che può avere Karen, no? Quella di prendere troppo Page alla regia, tu sei scarsa, tutto. Però intanto Page ha vinto il titolo, è vero, Money in the Bank, ed è vero, in un tender match. Però ha vinto. Magari fortunata, sì, però ha vinto. Quindi attenzione, Karen. Tanto Karen con un nuovo attire anche lei, Sì. Si è giffata proprio in modo secco e cattivo per questo match, che potrebbe comunque cambiargli la carriera alla fine dei conti. Beh, anche Karen Cardiff comunque parla però essere aiutata da chi? Io non so da chi. Quindi forse da... Ma io ho il netto sensazione che quella tipa lì sia Alice. E non me lo toglie nessuno, non so perché. Beh, se Alice, secondo me, Ace lo sa, perché in qualche modo c'ha i contatti con lei, c'ha contatti extraterreni, dico io, i contatti fisici. Perché mi sembra strano che non sia lei, perché sennò che senso avrebbe far perdere Ace? Non lo so, sta di fatto che Karen Cardiff, grazie a quell'interferenza, è diventata la prima sfidante, e grazie a quell'interferenza ora è qui e potrebbe vincere il titolo Divas. Uno, sai che direbbe un fan ignorante, Davide? Ma Paige Johnson ha vinto il titolo 3 settimane fa, perché dovrebbe perderlo ora? Raga, si va sul ring, si vince e si perde. Quindi... Vabbè, vincere entrambi è un po' difficile. No, nel senso o Page o Page vince o Page perde, nel senso, quindi non è che io posso dire perché ce l'ha da tre settimane allora perde, allora vince sicuramente Page. Non è detto, Intendo quello. Infatti, non è che è scritto. Che prevediamo il futuro, cioè. se prevedessimo il futuro saremmo in un posto qua. Di lavoro che ti fa guadagnare molti più soldi. Ah vabbè, però in quel senso. Vabbè, ovviamente. Karen Cardiff è pronta, D'altronde ha sputato sentenze nei confronti di Paige Johnson, abbastanza forti anche. Sì. Infatti, Karen Cardiff che vuole, diciamo, mettere in cascina quel titolo che sta inseguendo ormai da qualche mese. Sì, da quando ha perso. Sì, da quando ha perso quell'altro, quindi. Infatti. Vediamo, Paige mostra il titolo. Sommersa anche qui non dei certo da, diciamo, da cori molto positivi, però vabbè. Però lei deve concentrarsi, secondo me, cioè se ne deve fregare e deve combattere al meglio, anche perché questa è anche una prova importante. Sì. Soprattutto contro il pubblico che contro Karen Cardiff, Sì, forse più contro quel pubblico che con Karen Cardiff, in effetti, alla fine dei conti. Vediamo però come si svolgerà il tutto in questo caso, Sì. Ragazzi, mamma mia. Karen Cardiff. Un po' di tensione nell'aria. Sì. Sì, è vero. Si è messa lì appollaiata, ora però deve cominciare il match. Attenzione. Subito. Cosa fa? No, breaker. Non ci credo. Attenzione. Non ci credo. Schienamento. Uno. Vabbè. Pepe, adesso poi mi sembra un po' eccessiva come cosa. Però perdere già la vittoria. Vuole subito chiudere il match Page, forse l'atmosfera non la sta reggendo troppa. Però lei quando dice voglio essere qualcuno di un po' più meglio, queste cose le devi saper sopportare, Lo so, è che a fine dei conti. Viene lanciata all'angolo, Karen Cardiff la prende e... Mamma mia, il DDT veramente importante qui da parte di Karen. E adesso la rialza e la blocca, dice qualcosa pure secondo me. Sì, dice probabilmente parole di certo non belle da sentire e qui Power Slam! Beh, diciamo che Page, se la branchi al volo, poi è facile trattenerla per mosse del genere, no? Perché anche leggerina. Perché poi è piccolina Page. Sì. Infatti, è vero. Anche qui guarda face break, sai che è cattivo. Andiamo qui però Page, Jawbreaker! Per rimanere il tema, mamma mia. In effetti
Aia! Oh! Aia! Ecco, queste sono le testate al plutone di Pager. Mentre Davide, ho un'incredibile notizia per la puntata 200. Io ragazzi, Davide, tenetevi pronti perché questa non è la bomba di più. Akira Matsumoto sarà in azione. Indovina contro chi? Non la puoi fare l'idea, contro la campionessa di Genesis, no, probabilmente. Contro Lady Bloodshed. Aia. Cioè, Akira Matsumoto che poi non, che non sappiamo se difendere al... Oh, attenzione, Akira Matsumoto, noi il match non l'abbiamo ancora visto, quindi non sappiamo se... Però sarà in azione. Non è detto... Sarà in azione. Vero, sarà... Sarà in azione, che indipendentemente potrebbe essere un buon match, secondo mamma me, mia. Per le due. Beh. Andiamo però Page qui. Oh, te sbaglia qui. Sbaglia, non ti caricarti la purga. Questa neckbreaker secca e cattiva. Sì, Page non lo so, non la vedo tanto pronta se non per un match così, nel senso sommersare al pubblico dai fan che non ci sono più. Ragazzi, vuole essere campionessa? Non è che puoi essere qui a cucinare le bambole. Sì. Chokeslam da parte di Karen Cardiff. No, STO addirittura. È più semplice, ma efficace allo stesso tempo. E poi? Sì, Karen Cardiff, Serenzaina e TKO! Brava Karen, molto bene Karen, che sta lottando come dovrebbe, sicura, determinata. Sì, è vero, è vero. Vediamo qui, però c'è il Dragon Screw di Page che la butta giù, la butta al suolo più che altro, la prende, Page però sbaglia in pieno. Infatti Karen Cardiff ti sbuscia via. Lo fa qui, la tira su di peso, mamma mia, mamma mia, la fa cadere in modo violento e cattivo. Sì, la traccia presa per i capelli. Oh, Enziguri, no! In seconda battuta prova a segno. Con questo colpo di tallone secco e cattivo. Poi la butta fuori. Fuori la spazzatura, dice Karen. Beh, sì, come molta parte del pubblico probabilmente, guarda lì, direi. Diciamo che il palazzetto è diventato una bolgia in questo momento. Sì, veramente. Oh, 1916! Oh, aia! Aia! Basta, sì. All'esterno qui, sì. Mamma mia, l'esterno qui fa veramente male, però. Mamma mia, questo è un colpo importante, se è stato da parte della campionessa. Infatti Peggio ha chiamato la Pace Turner. Pace Turner! È stata non ci credo, le è andato segno. Non ci credo, è andato schieramento! Vado a presa! Uno! Due! No! Karen, dopo tutto, non ha subito tantissimo Page, quindi secondo me tu dovresti mettere a segno più mosse importanti. Sì, è vero. Karen secondo me sta un po' giocando con Page, sta facendo, sai, queste mosse che sì, vabbè, io ti schieno quando voglio. Però ricordiamo che Page ha un certo fattore... Oh, lo schieno! Uno! Due! No! Un rischio. E qui però Page sta laggiù. Dropkick ancora. Lo fa che la fortuna di essere bassi qui in questo momento l'ha avvantaggiata. Crossbody strano, era un crossbody. Sì, forse un pugnazzo addirittura. Pistoner! Ora però Page la picchio. La rialza. Cane Carlos sono lì a pettinare le bambole. Vuole un niente! Oh! Aia che male! Povera mamma mia, ha beccato una mazzata incredibile. No, Back Magic. Penso di sì. Back Magic. Non ci credo. Lo prende Back Magic. No! L'ha tirata giù, la va a schienare. E uno, due, no! No, mamma mia, che rischio. Che rischio. Forse anche qui l'arbitro che è arrivato un po' in ritardo, di direttano, però furbescamente va all'esterno del ring, perde tempo, colpisce Karen Cardiff forse con una manovra irregolare tra l'altro, perché Karen risponde per le rime. Page alla meglio, sta lottando bene adesso Page, prima si non si tanto ripresa, sì, si è ripresa, forse si è un po' ripresa, forse ha messo alle spalle, non so, i cori dell'arena, sì, assolutamente. Allora, poi
nel match, magari Davide, magari all'inizio non entri psicologicamente nel match, ma magari durante il match. Oddio, Black Magic 2. Prof l'ha vista. Cosa fa qui? No. Oh, non ci credo. Uno spinning kick addirittura. Bellissima mossa di Paige, innovativa. No. Paige che sta implementando anche altre manovre in questo match. Ma devi farlo perché ha di fronte una atleta nuova ancora, per lei. Ancora la Black Magic vuole usare. Questo secondo me è un errore. Questo secondo me può essere un errore. Se la prende è finita. Non ci credo, qui l'ha presa bene. Karen Cardiff, la testa di Karen Cardiff adesso è in un tour de force importante. E il gol, specialmente Paige sbaglia. Vedi l'errore di Paige, sempre questo errore di supponenza. Sì, se la inzaina e powerbomb, vanno al schienamento. Uno, due e tre. No, Boston Crab alta, Boston Crab altissima. Mamma mia, qui può esserci il rischio. Però Paige brava che sguscia via. È sgusciata via Paige in un modo abbastanza brutto, sporco e cattivo. Sì. Però vediamo qui ancora. Calcione. Cosa fa qui? Paige. Vicino tra. Mamma mia. Una Northern Light Machine, una mossa stranissima che non vedevo in WWF da parecchi anni. È una Paige innovativa in questo frangente, ragazzi. Vada a paletto, e però secondo me rischia. Perché Karen è più alta. Rischia. È più potente. Karen Cardi sembra più alta, in effetti. La purgata con questa ghigliottina volante. Dal paletto sono due volte che Paige sbaglia, Ma d'altronde. Aia! Oh mio Dio! Qui c'è poco. Qui poco wrestling. Sì, qua è. Proprio... testate a Plutoni e via, insomma. Nuova disciplina. Paige si galvanizza, prende Karen Cardiff, che giustamente però ribalta il tutto. Sì, ma Paige è l'altezza della ragazza, l'altezza della ragazza londinese si fa sentire. Serie di calcioni e pam, un colpo cattivissimo direttamente sulla spalla di Paige. Karen dove? Paige è al suolo. Sbaglia Karen. E viene presa provvisa. E cosa succede? No, Karen Cardiff, bravissima, sgusciata via. Inverted. Non ci credo. Blonde Crush. La mossa simile a Blonde Crush di Carla Blonde. E poi qua intanto ci sono gli stomp direttamente, addirittura sul seno dell'avversario, Che brutto gesto qua, Mancata di rispetto e leg drop. Dov'è schiena? Forse tentativo forse di schienamento, ma l'arbitro probabilmente ha detto di no. Vabbè, lasciamo perdere. Mamma mia, si morde le dita, per modo di dire, ed è pronta per la stay down vera e propria. E credo che qui il match vada in game over. Lancio, però Paige no dice di no. Qui sbaglia, in seconda battuta sbaglia. Calcione. E non ci credo. Mamma mia, che brutta caduta Karen! E poi Paige Turner! Paige Turner! Non ci credo, va a vincere il match Paige, Se qui la schiena, PTO! PTO? Qual è la PTO? Secondo me questo è un errore! Vediamo se va a segno! Non ci credo, è andato a segno! Non è vero! Non ci credo! La va a schienare! E uno, due. Mamma mia, ha perso tempo. Forse non è riuscita a caricarsela benissimo perché comunque è troppo alta. E non è seguita alla perfezione, però. Stai attenta, Paige. Attenzione perché qui Paige potrebbe farci il risultatone. Cioè, battere Karen Cardiff. Se dovesse battere Karen Cardiff, direi che. Non gli puoi di niente. Quello è bello. Suplex. Mamma mia. Vabbè, ragazzi, ho urlato perché cioè una mossa del genere fatta da Paige non te la aspetti. In effetti Karen Cardiff meteora. Stava anche provata. Si stava anche ammazzando sulle cose Karen. Dalla foga che ci ha messo. Paige se la carica. Che sbaglio.
offerta di DT. No, mi è comunque messo veramente bello tra queste due. Sì. Karen Cardiff che ancora vuole cercare di spezzare letteralmente l'addome di Paige. Mamma mia, queste due non stanno giù e neanche su, no, troppo, perché una delle due fa sempre la mossa. Oh, Fisherman e Prager. Mi sa di sì. Spaff! A segno. Volevo fare Shaq, però adesso non ti voglio fare. Dettagli. Dettagli. Però Karen Page ancora ha perso tempo. Karen ha perso tempo. Non ci credo. La quarta. La quarta. Non ci credo. No. No. Close line. E qui c'è la stay down. Qui forse c'è la stay down. Sì. Sì. Karen Cardiff. La stay down. La prende. Il vertical crush. No. Il vertical crush addirittura. Mamma mia. Velocinamento, Karen. Brava. Nuova campionessa. E... Uno. Due. Mamma mia. Match veramente combattuto da entrambe le parti. Sì, c'è da dire che Page, tutti hanno sottovalutato Page, però Page, dai, sta dimostrando. Ecco, forse all'inizio Page che era un po', diciamo, vabbè, forse neanche nel match, secondo me, Vabbè, quello sì, però ci può fare. Cosa ha fatto qui? Sì, però forse Page in piedi. No. Forse diciamo che questi voli non sono molto nelle sue corde, secondo me, di Karen Card. Cioè, no, più che altro lei mamma mia. Lei da Big Boot, Meteora o comunque sia Neckbreaker, mosse insidiose, sì. Come questa. TKO. TKO. Il match va in game over, ragazzi. No, Page però si rialza, però vediamo se riesce. No. Invece no. Uppercut. No, Page ribalta tutto, la butta al suolo. Cosa fa qui? One leg boss credo. Buona mossa. Però le gambe sotto. Buona mossa che. Però Karen Cardiff è avvantaggiato dall'altezza. Dall'altezza e dal peso maggiore. Qua mi sa che c'è la stay down. Qui andiamo. Page ci ha provato. Ma stay down. Down. Yes. Sì, la mette giù. Yes. La farei stare la porta giù. Al centro del ring e la va a schienare. Vediamo. Uno. Due. E tre. No, vabbè. Che cosa? No, vabbè. E il pubblico canta di sì su, insomma. Perché, insomma, questo è un match, ragazzi. Cosa è successo? Mamma mia, Karen. Questo è un errore importante a metà match. Si guardano. Si guardano. Peggio. Un calcione di Peggio. Pugnazzo. Altro. Pugnazzo di via. Beh, Karen la meglio, ovviamente. La prende. No. Colpo al braccio. Mamma mia. C'è comunque degli scambi veramente importanti, Non ci credo che lo faccia. Mamma mia che macchina. Chi potrebbe chiudere il match? Si galvanizza. Peggio si galvanizza. Caccia un urlo di quelli che. Vabbè, dettagli. Caccia un urlo di quelli che fanno provincia. Questa è la mia casa. Ma non riesce. Con la pite io. La pite io. No. La pite io. La pite io. Cazzo, la sta. Non lo so, ho perso l'altro episodio pure io, dai. Mamma mia, cosa? Che match, ragazzi. Un drop di nuovo. Piccantissimo. Di nuovo. Mamma mia, corre Page. Mamma mia, un crossbody addirittura qui. Match è infinito. Che... Comunque, queste due hanno una riserva di benzina, non so. Hanno fatto il pieno. Non fanno due pieno. La macchina è in riserva. Vergogna. Sì, andiamo suplex. No, che Karen Cardiff bravissimo. Stanno rubando le scene. La prende. Frankenstein. Oh, beh. Mamma mia. Inverted Frankenstein. Qui poesia e movimento di Karen. Che la prende. E c'è il power bomb. Sì, l'ha tirata giù qui. È finita. Se usa la stay down è finita. No. Invece no, in seconda battuta prova a segno Karen Cardiff. Mamma mia. È anche difficile da commentare questo match, Mamma mia, ragazzi. Sei sempre sulla graticola. Oh, Page si galvanizza. Oh. Vuole l'aiuto del pubblico. Ma voleva il pubblico... passare la Black Magic, ma. Ma il pubblico non c'è, Il pubblico non è con lei. Ginocchiata in the face. Ginocchiata in faccia. Page, pugno. Pugnazzo. Backdrop. Mamma drop. Mia. Ed ora è il momento. Come fa Page? Secondo me è forse un po' stanca, Vabbè, però ci sta. Ci sta, Vorrei anche vedere. Andiamo, stanno combattendo a grandi livelli. No, PTO! PTO! Segno! Ma segno! Finita! Karen Cardiff perde il match.
No, sì. No, uno, due, tre, no! Oh mio Dio. Oh my God. Cioè ragazzi, ma che match. Mamma mia. Oh, Black Magic, Black Magic, Black Magic. Caricati forte. Forse la vista. Forse la vista. Forse la vista. Sì, la vista. Sì. Pugno. No! No! Come è successo? Peggio! Una mano spacca! Una mano spacca! No, prova! No! Gut French! Gut French suplex! Gut French suplex! Ed ora sì che c'è la stay down! Ora sì che c'è la stay down! Proprio di sì! Mi sa proprio di sì! Va a segno! La prende! La taglia a metà! Stay down! Care Cardiff! Vince! Il titolo di Deprisa! Uno! Due! E tre! Mamma mia, incredibile che match, ma tutte e due sono state perfette oggi, tutte e due. Mamma è chiaro mia, che vince solo una, ma anche Paige Jones ha dimostrato secondo me di meritare quella cintura, cosa che sì, molti sì, gli hanno invece negato. Sì, in effetti molti secondo me l'hanno presa male anche, però, da come è avvenuta secondo me la vittoria di tale titolo. Però Davide, Karen Cardiff è la nostra nuova campionessa delle Divas, sì, e secondo me il suo potrebbe essere anche un buon regno. Bisogna capire e siamo usciti da quando tornerà nei giri che contano. Ecco, ecco, sì, quello è vero, quello è vero. Mamma mia, Karen Cardiff che ce la fa finalmente, mamma mia, coronare il suo sogno. Eccola lì. Eh sì ragazzi, mamma mia. Beh, mamma nuovo mia, cambio di titolo oltre a quello di Mito. Mister P. Eh sì, oltre a quello di Mito, sì, ai danni di Mr. P. Bello importante questo, però. Questo ovviamente però... è un'altra importanza, sì, questo sì. Eh sì. Ragazzi, comunque hanno dato prova secondo me a queste due ragazze che sono forse attualmente il top che Genesis può proporre. Io metterei anche Siamo Shida, E infatti, cosa ho detto? Mi è sfuggita l'ultima parola. Ecco qua intanto Axel, fra poco tocca a lui, perché se la vedrà contro Apocalypse, ricordiamo cosa dovrebbe succedere. Allora, se vai, Axel vince, torna lottatore attivo. Se perde, semplicemente viene mandato a calci nel deretano fuori, praticamente. In modo brutto, cioè, sporco da... È brutto da dire, però è così. Mamma mia, però... Anzi, però comunque... ricordiamo quello che è successo. Cioè Oddi l'aveva licenziato, però non aveva messo niente, cioè non aveva scritto niente, non c'era niente di scritto. Quindi la dirigenza è intervenuta dicendo che probabilmente non poteva fare così, perché sanno che Axel è comunque un punto di riferimento. Però gli hanno dato una chance, hanno detto: guarda Oddi, tu scegli un avversario di Axel, lo facciamo combattere a Clash. O meglio no, è stato Oddi a dire questo, vabbè, a scegliere questa, come posso dire, mi sembra che è stato Oddi, no? Se non sbaglio, sì, Oddi, o Bobby Orton o Oddi? Penso Oddi, se non mi ricordo male. Forse sempre Oddi, però sotto consiglio, sempre però sotto costrizione, ecco, della dirigenza. Sì, però, sì. E dunque niente, quindi, ma secondo me è una cosa, diciamo, non è una cosa giusta a prescindere, perché diciamo che Axel si è esagerato alcune volte, però insomma licenziarlo un po' troppo. Sì, è sembrato, sì, in effetti, un po' troppo esagerato. Stasera comunque avrà l'occasione di potersi rifare, perché può battere Apocalypse e secondo me le carte in regola per farlo ci sono. Sì, ma tu dimmi, certo, perché Axel deve vincere match e non avere un match titolato e gli altri sì? Cioè, per esempio contro Storm, al momento se dovesse battere Apocalypse non ci potrebbe andare Axel? Non lo so, perché onestamente con la famiglia Oddi di mezzo, Non me cercheranno di mettere i bastoni fra le ruote il più possibile. Ho capito, però prima o poi Oddi dovrà pure fare il bravo presidente e concedere i meriti a chi li merita, ecco. Ma sai che qua la meritocrazia non esiste, a fine di conto. Ma poi a poco si è venduto, io non ho capito sta cosa. Cioè, non è. Secondo me gli hanno offerto qualcosa in cambio, te lo dico io, un match per il titolo. Può darsi. Contro Storm. Può darsi. D'altronde Apocalypse non si sarebbe mai incontrato contro Axel così a buffo, secondo me. Anche perché non avrebbe interesse alla fine. No, di infatti. Cioè, un conto era Morris Knight. Dici, vabbè, Morris Knight è il personaggio del sistema.
di odi. Ok, vabbè, Apocalypse è sempre stato comunque lì un ribelle, però di certo non uno alleato al potere, ecco. Assolutamente. Però, ma che fine ha fatto Genesis, sai qualcosa? No, e non lo vuole neanche sapere. C'è paura, eh? No, che peraltro mancano gente come Death, Genesis, comunque Bernie, sì, ad un pay-per-view comunque già ricco, quindi questo per dire, no? Che, sì. Sì, che dimostri ne mancano, ecco. Però bastante, sono si può partire subito. Axel, un calcione per Apocalypse, tira giù con un diritto. Questo sarà un match difficilissimo. Molti dicono già che Axel è già con un piede fuori dalla WWF, ma d'altronde ha di fronte Apocalypse, eh. Infatti un Apocalypse che è vero, magari non è più l'Apocalypse dei tempi migliori, però comunque sembra Apocalypse, eh. E che stiamo parlando di un pippone venuto dal nulla. No! E punch! Ma oh! Mamma mia. Te l'ho detto, non scherza Apocalypse, qualcosa di importante gli hanno offerto. Gli hanno offerto, se vinci vai contro o Storm o comunque Cougar. Perché comunque sì, vabbè, sì, o Cougar, se dovesse vincere, sì. Anche se io ho brutte aspettative per il povero Max, con tutto rispetto. Oh! Tentativo di spear deviato. Beh, Axel, però mai calmo. dire mai, eh. Calmo, Axel. Axel sta combattendo troppo di foga. E sta foga potrebbe fregarlo contro Apocalypse, eh. Come quello tambura. Eh sì. Quello sì. Però il problema è che secondo me Cougar ha fatto incazzare Storm. Non so se sta cosa sia una bella cosa, eh. Beh, però ti ricordi che ha subito anche duri colpi, nell'ultima puntata di Genesis, quindi. Sì, quello sì. Quindi non lo so se sia una buona idea, eh. Vabbè, però. Che doveva fare? Cioè, Cougar ha voluto agire psicologicamente, vediamo se gli andrà bene. No. Tanto sì. Qua. Tanto qui sconto fra titani. Sì. In effetti. Vediamo. Oh, V-Boot, mamma mia. La mia Apocalypse che sta, non dico sovrastando Axel, però mi sta dando veramente del culo, oh, la forza di modo cattivo, eh. Vediamo. Oh, mamma mia, aia. La torsione naturale del corpo di Axel è stata terrificante. Sì, diciamo non pervenuto Axel, mamma mia. Axel, Axel forse si infortuna con la gamba, no, eh. Lo vedo abbastanza male. In malo modo, un suplex. Sì, è abbastanza durante qui Axel, ma d'altronde è di fronte a un carro armato come Apocalypse, che se decide di lottare bene è difficile da battere. Sì, oh, la slide! La slide, mamma mia. Cioè, Apocalypse veramente è un carro armato. Stasera veramente sta facendo di tutto. Pugnazzo, oh no! Vice grip! No, vice grip! No, vice grip! No, non devi... No, Axel stasera proprio non pervenuto, Mamma mia. Lo butta contro il cuscinetto. Sì, secondo me Axel stava cercando di cadere sul cuscinetto per darsi un po' di spinta. Però. Finita. Uno, due, no. E tre, no. No. Comunque, c'è da dire che Axel sta soffrendo troppo. Cioè, se vuole mantenere il posto di lavoro qui, non può lottare così. No, veramente. Non è così, ha subito anche un colpo al ginocchio importante, Lo vedo abbastanza claudicante alle gambe. Però qui diamolo alza, diamolo preso, forse non benissimo, però infatti, l'ho tirato giù un po' muscetta. Hai visto che ha avuto molta fatica ad alzare Apocalypse, però d'altronde è così, cioè comunque se lo carica, infatti, che... guarda, uomo, vabbè, quello che ha l'apparenza fare uno... no cosa fa? Ma lo stava gli occhi. Ma lo stava anche provando anche a mordere, probabilmente. Ma... dai. È da tempo che non vedevo questa Apocalypse. Cioè, così cruento. Sì, è vero, in effetti. Andiamo. Russian Leg Drop. Sì, da abbastanza tempo, direi. PTF. Sì, la versione di lancio. Lo gira. Pam! E pam! Va su. PTF fa segno, però allora, non è una mossa che se ne può chiudere Apocalypse. Uno, due, no. Infatti contro Apocalypse o gli fa l'Extreme Fist Buster o la Jackknife. Perché Apocalypse con queste mosse è brutto da dire, ma non male. E poi la Jackknife non è sempre anche... facile, da seguire, Si fa. Anche se qui ci prova. Vediamo se ci riesce. Oddio. Ci prova! Prova. No, ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Però guarda la gamba. Hai visto? Non è riuscito a
a lanciarlo perfettamente, mi stava scappando. Uno, due, tre. No, infatti poco gli stava cercando di vincolarsi, Axel è riuscito a prenderlo in corner, diciamo. Mamma mia, però la gamba in effetti mi lascia un po' preoccupato, onestamente. Sì, molto fiacco. Uno, molto fiacco Axel alla gamba, cioè molto debole. Lo sai che quando sono così grossi e alti, un colpo al ginocchio, non dico che le... Ancora! Arbitro, però! Oh! Oh, Daniel, qua veramente... A volte sta quasi divorando il suo avversario, eh. No! Oh! Oh! Porca miseria! Si sta trasformando quasi in Death in questo momento. Stavo pensando la stessa cosa, cioè te lo giuro. Cioè mi ha ricordato Death, quindi stavo pensando questo diventa Death. Cioè veramente, sta diventando quello che forse non voleva mai diventare. Oddio! Aia. Cioè, perché in effetti poi lui nella sua storia li ha rinnegati comunque i figli. Oh, mamma mia ragazzi. Uno, due. No. Però non c'è Death di mezzo. Questo mi fa presupporre che forse tra Oddi e Death non c'è proprio un'alchimia come pensavamo. Perché sennò mi mandavo Death. Forse Apocalypse è un po' più aziendalista. Sì, in questo caso. Ma vabbè, dare il senso di puntare. Oh! Pugno! Deve dominare! No! Si vedeva lontano un miglio che Apocalypse avrebbe potuto difendersi da questa mossa. Un Axel che stasera sta. Forse combattendo anche a mezzo servizio, con quella gamba lì. Con quel colpo subito alla gamba. Uno, due. Mamma mia, niente da fare, ragazzi. Axel che si sta inalberando, non sta, secondo me, diciamo, mettendo in in luce un match come vorrebbe fare. Infatti ricorre a queste anche tattiche poco leali. Sì, in effetti Chokeslam che va a segno. Mamma mia, qui però lo deve chiudere. Lo deve chiudere. Troppo lento Axel, stanchissimo. Nonostante il match non è che duri da tanto, però sai, Axel non è che uno che non è un maratoneta del ring, sì. No, la verità. Oh, pam! Cos'è, se combatti contro un Apocalypse che anche lui ti sfianca, diciamo, non è bene. Jack Knife. Però no. La gamba a fare. Entra a fare. E qua attenzione, perché Apocalypse adesso può sfruttare l'occasione. Sì, la landslide. No! Axel colpisce col ginocchio un parato po' il colpo. Però se lo carica. Mamma. Mamma mia ragazzi, che botta. Che botta l'ha qui. L'ha tirato su di peso. Uno, due. No. Niente. Mamma mia. Insomma, Apocalypse ragazzi ha una forza assurda, lo sta dimostrando. Forse ne manca solo Davide la Vicious Driver. No, non dire che l'hai chiamata. No. La super landslide secondo me. Mamma mia, sì. Oddio, no. Oh! Mamma mia, gli ha tirato un cazzottone e secondo me gli ha pure rotto il naso qui, Super Lens, se lo prende è finita. Se lo prende è finita! Super Lens, mamma mia. Qua, Axel, mamma mia, ragazzi. Mamma mia, che lavoro brutto. Cioè, non ci credo. Mamma mia. E qua è finita. Axel non c'è più. No, il pubblico non ci crede. Si mette le mani, cerca di... di chiamare Axel! No, Axel! Finita! È svenuto qui. Oddi ha praticamente licenziato Axel per sempre. Axel non fa più parte della WWF. Uno, due, no! Mamma mia! Mio mamma Dio! Mia. Ce l'ha fatta! Mamma mia! Axel resiste. Ce l'ha fatta! Sì, però è più di là che di qua, Axel, Sì, in effetti. Forse con l'ultimo goccia di energia. Qui Apocalypse sbaglia per tentare una manovra che non è nel suo repertorio. Abbiamo Axel che lo... lancia via qui addirittura. E poi... Elbo troppo! Un elbo! Sì. Mamma mia. Ragazzi. Axel che sta diventando una maschera di sangue. Sì. Cosa fa qui? Jack Knife! Oh mio Dio, ce l'ha, oh mio Dio, l'ho preso, ce la fa, Jack Knife, lo tiro giù, vai che lo va a chiudere, dai Axel, lo tiro giù, uno, due, no, mamma mia, vabbè, è di fronte a un mostro, cioè, ne devi seguire un'altra, come minimo.
No, però dai, non è possibile, Apocalypse che no! Non no! Oh, mio Dio! L'ha preso, mamma mia! Con una forza inaudita, cioè come la so sentita io la mano, dire qualcosa. Ma quest'uomo si sta trasformando in Death, cioè quello che non voleva diventare, cioè, alla fine dei conti. No, Spinebuster. No, ancora, mamma mia. Ma da Axel, io penso che Axel non abbia mai sofferto così tanto, forse con Death solo, ma... No. Sì, infatti. Oh! Fa il crociop! Gli Axel... fa il crociop! Cioè, incredibile. Ah, forse qui è reazione di inerzia di Axel. Sì. Cosa fa? Va a schienare! Va a schienare! Oh, ruba! Addirittura! Uno! Due! No! Mamma mia. Abbiamo un calcione però di guarda, Apocalypse lo riblocca nella sua morsa. E qua. Mamma mia. No! È stato? No! Bravo Axel, che ha rivoltato tutto. Sì, però Axel fa fatica a stare in piedi. Che brutta caduta sulla gamba. Qui. Oh mio Dio, lo riporta di forza, di violenza sì. Sul ring. No, e poi l'elettro. Mamma mia. Sulla ferita. Il match penso che sia veramente chiuso, È finita. Sì, anche l'ha rischiato tantissimo. Si rischia. Uno, due, tre. No! No. Mamma mia. Mamma mia, qui comunque Axel prima rischiato di perdere anche probabilmente il collo e la testa, Sì. Sono la verità. Vediamo, lo riprende però. Dentro. Sfrutta lo il momento. Lancia dentro al ring, sì. Dai Axel, tiralo su. Chokeslam! Sì. Di Axel! Chokeslam di Axel! Che deve tentare la jackknife. Ah, no, ma perché non la schiena? Poteva schiena. Cosa fa Axel? Che fa? Non sa neanche lui cosa fare. No, gli vuole togliere quasi la maschera. Vabbè. Però non so se è una buona idea, Perché Apocalypse gli ha tirato un cazzottone di chi fa provincia, regione e nazione. È finita. Lo prende e lo spettaccia questo Bobslam. Mia. Ah, ma ragazzi, il match è finita. È finito. È finita anche la carriera di Axel. Vicious Driver. No! Sì. Andiamo a casa. Pam sul collo. Di nuovo. Non ci credo. No. Ma lo schienamento Axel è finita. Uno, due, e tre. No. Che cosa ho visto? Quasi nessuno è uscito dalla Vicious Driver. Axel dopo aver subito due per grip. Sì, però come ci è uscito? Come ci è uscito? Non lo so. D'altronde è molto più motivato Axel, che ora vuole la jackknife. La jackknife? Attenzione. Ce lo prende forse finita. No! Extra Fastbuster! L'ha preso, non ci credo! L'ha preso, lo tira giù, lo fa schienare, e uno, due, e tre! Ce l'ha fatta! Mamma mia, una maschera di sangue, Axel. Secondo me è proprio l'ultima goccia di energia, uncia di energia, come si dice? Mamma uncia. Mia. Cazzo. Non so parlare lì. Mamma mia, no, ragazzi, veramente, ragazzi. Comunque anche che match, devo dire la verità, a me è piaciuto molto anche questo. Sì, veramente, un gran match fra pesi massimi, super massimi in questo caso, mamma mia. Axel dimostra che comunque forse le motivazioni valevano più di tutto, in questo match. Sì. Tra l'altro gli è anche stato passato un attimo un asciugamano che si è asciugato un attimo la ferita, però sta ancora grondando sangue. Altro che asciugamano qua. Mamma mia, è una maschera di sangue, ma finalmente si è tolto di torno, un bel avversario. Sta di fatto che adesso tornerà a combattere. Vediamo che succederà in futuro con Axel e con la cricca di Oddi, Mamma mia. Penso che siamo giunti alla fine della seconda parte, torneremo tra pochissimo per la nostra terza parte di WWF, ragazzi, Clash of Champions. Restare con noi.